Bene, città meravigliosa questa Trieste, città meravigliosa e in questi momenti rincuorante, perché io c'ero stato 10 anni fa e ho visto una città che sta rinascendo, si può rinascere anche in questa Italia. Anche vicino alla Adesso Coppegna. via il sorriso, mi dica Vittorio Zucconi cosa pensa di quello che sta accadendo. Diciamo con un titolo, via. Vi ricordate la famosa frase di Papa, era Papa Wojtyła quando disse non abbiate paura? Ecco, io siccome sono Papa dico il contrario, dico abbiate paura, perché è un momento nel quale se uno guarda le cose con un certo distacco, qualcuno prima parlava, non so se Minoli o tu Tiziana, di un mare in tempesta, e non mi sembra che i nocchieri siano particolarmente abili. E quella immagine di quel primo ministro, presidente del Consiglio, seduto come uno studente di fronte ai due professori Di Maio e Salvini, che lo interrogavano, sembrava dice allora dica quello che vuole, oppure mi parli della seconda guerra punica, a me pare abbastanza preoccupante. Io ti dico, Tiziana, cosa farà il governo non lo so. Una cosa però temo di saperla. Più che un governo sarà una lunga campagna elettorale, nel quale i due partiti faranno delle cose che possono servire alla futura inevitabile resa dei conti, nessun gioco di parole su Conte, per carità di Dio, alla resa dei conti tra i due, perché prima o poi queste due forze, che sono, fingono di essere compatibili e non lo sono, dovranno decidere chi dei due davvero dovrà governare il futuro dell'Italia, che non è questo, è quello che Allora, verrà dopo il governo Conte. le due